la Pasquetta di 3 anni dopo. Mi stava ritornando in mente quando 3 anni fa un mio amico, un mio carissimo amico, una persona di quelle che purtroppo però aveva tanto paura di ammalarsi, di morire e tutto quanto. E lui praticamente morì subito dopo quello che tutti noi abbiamo vissuto, quello che tutti noi sappiamo. Aveva appena 40 anni e aveva comunque sì anche lui vissuto una vita continuamente senza viverla realmente. Però quell'evento, quella cosa così sgradevole, così triste, ci fa capire quanto ogni giorno va vissuto in pieno e quanto soltanto 3 anni fa, quanti giorni, quanti eventi, quante occasioni ci hanno fatto perdere. Quando stai in dei posti così belli, col mare, col sole, con la luce, come fai a privartene? Come fai a perdere quelle occasioni che possono essere anche le scampagnate con gli amici, che possono essere le bracciolate fuori, che possono essere le pizzate, che possono essere tantissime cose? Io credo che tutto quello che è successo non lo possiamo mandare giù fondamentalmente e principalmente per il fatto che ogni minuto di vita, di occasioni, di eventi che ci hanno strappato via sono momenti che non torneranno più. Quindi se io ripenso soltanto a 3 anni fa in cui eravamo praticamente recintati dentro casa, se ripenso a 2 anni fa che dovevamo stare qui senza poter prendere il sole perché avevamo il volto coperto da uno straccio. Se io ripenso comunque al fatto che ancora l'anno scorso c'era la fobia quasi di uscire ancora. Sì, qualcuno usciva, ma la maggior parte erano tutti spaventati, sempre con questo straccio in bocca, sempre con questa impossibilità o comunque sia paura di fare qualsivoglia cosa. Veramente, veramente, veramente. Sono questi giorni in cui il pensiero e la rabbia e l'ira e l'insopportazione crescono e si manifestano con più violenza, perlomeno in chi come me ha sempre amato vivere, ha sempre amato la libertà e non può sopportare le ingiustizie. Ragazzi, buona Pasquetta.